Cari cinquecentisti, in questa puntata di 4 piccole ruote 2.0, 500 arte, conosciamo Stefano Berardino. Olanda, un arrivo particolare. Claudio Bernardi e il forum del Fiat 500 Club Italia. 500 pronta per il collaudo? Sporchiamoci le mani. Una speciale 500 è prossima ad affrontare un lungo viaggio. 500 News, aggiornamenti sul Worldwide Meeting 2021. Quando due passioni si uniscono, il risultato può essere straordinario. È quello che ci racconta un ragazzo amante dell'arte e dei motori, che si presenta e ci presenta la sua attività piena di successi e di soddisfazioni, così. Ciao a tutti, sono Stefano Berardino e benvenuti nel mio atelier. Qui siamo a Orta San Giulio, un borgo medievale e cittadina principale del Lago d'Orta in provincia di Novara. Molti di voi mi conoscono come membro dello staff del Fiat 500 Club Italia, coordinamento di Novara Laghi. Sono un giovane pittore di professione e specializzato nella motoring art e direttore di Orta Arte, una galleria d'arte contemporanea. Ho iniziato questo percorso 10 anni fa aprendo le porte del mio primo studio e non è stato un passaggio immediato come si può pensare comunemente, bensì c'è stato uno studio accurato di una nuova collezione per potermi distinguere dalla mia figura di appartenenza. Ecco che ho deciso di unire due passioni, l'arte e i motori, in particolar modo l'amore per la 500, di cui sono un fedele appassionato. Ho lanciato la mia nuova collezione di quadri che ho chiamato That's Motoring Art, cioè quella è l'arte dei motori, un vero e proprio brand che identifica tutta la mia collezione. Cos'è quindi la motoring art? La motoring art è l'arte dedicata ai motori, declinata in molteplici modalità rappresentative. Può essere fatta su carta, su medi piccoli formati. Per la mia collezione ho pensato a qualcosa di particolare, ho pensato di rappresentarla su telai realizzati completamente a mano, ponendo attenzione particolare ai materiali utilizzati come la juta e il legno. Sono tutte opere in pezzi unici, seguono un processo di imprimitura. Cos'è l'imprimitura? L'imprimitura è il processo prima della pittura, tutto ciò che viene prima per creare un fondo materico che eseguo completamente a spatola per mantenere la tradizione di famiglia. Una volta che tutta la struttura del telaio è asciutta, posso iniziare a eseguire l'opera. Con la mia collezione ho partecipato a tantissimi eventi e a concorsi di pittura nazionale e internazionale, tra cui anche il Museo Multimediale Dante Giacosa di Garlè. E dal 2018 sono in partnership permanente con il Mirafiori Motor Village. Con il Motor Village abbiamo organizzato tantissimi eventi, tra cui l'ultima mostra personale inaugurata nella sede inglese del Motor Village a Londra, nella centralissima Marylebone, a pochi passi da Oxford Street. La mostra si chiamava That's Motoring Art, The Art of Motors in London. Tornato in Italia, comunque la permanente a Mirafiori è continuativa, quindi all'interno del Mirafiori Motor Village è presente il Mirafiori Store, quindi il cliente non solo può comprare l'automobile al Mirafiori Motor Village, ma può vivere l'automobile a 360 gradi e può richiedere anche il suo ritratto, un ritratto personalizzato, quindi un'auto storica piuttosto che l'auto nuova appena ordinata. Si sceglie il soggetto principale, i colori, come ad esempio questa 500D del 1960 in rosso medio 115, e poi possiamo scegliere gli accostamenti cromatici, colori pastello tipici degli anni 60, gli anni della dolce vita. A terminare l'opera, la denominazione modello, l'anno di immatricolazione e, perché no, se lo potete richiedere, anche la targa. Spero che questa rubrica dedicata all'arte dei motori vi sia piaciuta. Vi invito a seguire l'attività su Instagram all'account stefano.berardino o That's Motoring Art, o guardare il sito www.stefanoberardino.com. Nella vita di tutti i giorni arrivano dei segnali che non tutti comprendono o percepiscono, ma sicuramente nel prossimo video il segnale è chiarissimo. Under the sun, you are the one. I came across you like a diamond in a game. È
un maschio, è un maschio. Un saluto a questa coppia di genitori olandesi, Afran e Robin, che hanno voluto annunciare l'arrivo del secondo figlio in questo modo originalissimo e naturalmente in 500. Torniamo a parlare del forum del Fiat 500 Club Italia. Incontriamo un altro mediatore di questa straordinaria community. Ciao a tutti, mi chiamo Claudio e sono uno dei moderatori del forum del Fiat 500 Club Italia. Il mio nickname è CB73. Con questo video voglio farvi vedere come funziona il nostro forum. Ecco, vi faccio vedere, in questo caso, visto che mi è arrivato un messaggio privato, vado sul messaggio ed è un utente del forum che mi richiede di modificare un suo annuncio in categoria vendita, dove io sono moderatore, seleziono e vado alla pagina. La richiesta è di abbassare il prezzo dell'articolo in vendita. Vado alla pagina e modifico la richiesta, mettendo che appunto verrà ribassato a 100 euro e lo scrivo come da richiesta dell'utente il prezzo viene ribassato a 100 euro. Questa è un'operazione che può fare un moderatore di sezione. Gli utenti adesso vedranno, se andiamo nei topic recenti, ecco, vedranno sportello sinistro completo ribassato a 100 euro e l'ultimo messaggio è il mio nickname perché l'ultima modifica l'ho fatta io. Come potete vedere sono bloccati, questi topic sono bloccati perché il messaggio avviene solo tramite messaggio privato. E vi ricordo che il forum è pubblico e aperto a tutti, quindi non vi resta che correre e andarvi a iscrivere al forum del Fiat 500 Club Italia. Oh cacchio, mi sono accorto che tra poco mi scade la revisione. No problem. Linea a Carlo Giuliani. Le nostre 500, come tutte le altre automobili, sono soggette a revisione ogni 2 anni. Oggi vedremo cosa controllare per poter recarci alla revisione tranquillamente. Per prima cosa viene controllato il numero di telaio, la corrispondenza ovviamente con i documenti, le luci e i tergicristalli. Per quanto riguarda il telaio dobbiamo accertarci che sia ben leggibile. Per quanto riguarda i tergicristalli, che le spazzole siano ovviamente in buono stato, magari ne sostituiamo con un paio più recenti soltanto per la revisione, rimettiamo le sue originali per i raduni. E se non dovessero invece funzionare per qualche motivo gli spruzzini, non perché manchi l'acqua ma perché la pompetta si sia deteriorata, sarà opportuno che ci procuriamo una pompetta funzionante, la colleghiamo ai tubi e utilizziamo quella. La sostituzione sarebbe una cosa troppo lunga che vedremo poi con calma magari in un'altra puntata, visto che richiede lo smontaggio del paraginocchia. In sede di revisione si controllano anche le luci. Teniamo conto che la 500 ha un impianto elettrico che è ricaricato dalla dinamo, quindi soprattutto per quanto riguarda i mezzi fari, gli abbaglianti e le frecce, sarà opportuno magari che le facciamo controllare a motore acceso tenendolo un po' più alto di giri rispetto al minimo, di modo che la luminescenza sia più alta. Viene controllata anche l'efficienza del clacson. Anche in questo caso, se si tiene il motore acceso e ha un numero di giri un po' più alto, il clacson suonerà più forte. Altro oggetto di controllo è lo stato delle gomme, il cui battistrada deve essere superiore ai limiti di legge, che sono di 4 mm, e le gomme devono essere ovviamente abbastanza recenti. Poi c'è il controllo dei freni, il più importante di tutta la revisione della macchina. Se l'impianto è in ordine, ben controllato, revisionato e ben funzionante, non dovrebbero esserci problemi, ma sarà comunque buona regola arrivare in sede di revisione con l'impianto frenante caldo, cioè già in condizioni di utilizzo. Quindi per la strada, in un punto ovviamente con poco traffico e dove non ci siano situazioni di pericolo, si potrà dare qualche brusca frenata proprio per far scaldare l'impianto e farlo autoregistrare, così come si potrà dare qualche colpo di freno a mano. In questo modo saremo sicuri che l'impianto frenante arriverà in sede di revisione bello caldo.
Viene poi controllato lo stato della carrozzeria e dei fondi della macchina, quindi presenza di ruggine o corrosione potrebbe essere una causa di mancato superamento della revisione, per cui controlliamo che anche sotto questo punto di vista la macchina presenti bene. In base all'età del veicolo è anche possibile che vengano controllati i cosiddetti fumi, le emissioni. Più il motore arriva caldo e più basso è il tasso di inquinamento del mezzo. Se questo comunque non dovesse bastare per rientrare nei limiti, si potrà chiudere un po' la vite del minimo del carburatore per appunto rientrare nei limiti e poter ottenere il certificato di revisione. Ritornando al discorso delle luci, per quanto riguarda il controllo delle luci posteriori, se si è da soli e non c'è qualcuno che possa confermarci se funzionano, possiamo aiutarci mettendoci dietro a una vetrina o un vetro riflettente e in quel modo possiamo capire se tutte le lampadine sono a posto. In questo caso magari un po' meno di altre volte, ma ci siamo comunque sporcati le mani e abbiamo pure passato la revisione. A Torino un ex tecnico informatico trasforma in elettrica un'icona assoluta dell'auto, la 500 storica. Questa 500 su cui sono seduto dove va? In Giappone. Ho sentito bene? Questa 500 elettrica andrà in Giappone? Ebbene, noi siamo collegati col nostro socio del Sol Levante all'interno del museo della 500 in Giappone, che ci presenta questo museo esclusivamente per 4 piccole ruote 2.0. はい、皆さんこんにちは。フィアット500クラブイタリア日本支部の伊藤です。日本では中古エチェント博物館の代表もしています。今日はちょっと博物館の所蔵してる車を紹介させていただきます。まずこちらにあるのがギアジョリービーチカーですね。イタリアではすごい人気がある見たいなんですけど、 日本では全然マイナーなので、これからみんなにもっと知ってもらいたいっていうふうに思ってます。その次がUSAバージョン。実際このクルマはイタリアではなくてアメリカにあったやつをイタリアに持って行き、そこでイタリアでレストアして日本に持ってきました。 日本ではちょっとブサカワイっていう言葉で、最近ちょっと人気者です。次がですね、1957年の7月モデルのプリマセリア。最初期型なので窓は開かないバージョンです。はい、引き続きまして、こちらの車を紹介させてください。 フィアットアバルト 695Sアセットコルセです。とても博物館の自慢する1台です。こちらがですね、スポルト 1959年式のモデルです。屋根がクローズになっててとっても可愛い1台です。それからですね、博物館として最近力を入れてるのが こちらにある電気自動車です。エンジンの代わりにモーターがついてます。それからですね、フロントはガソリンタンクのところにバッテリー。それから、ワールドワイドミーティング。とても楽しみにしてます。 日本でもなんかスペシャルなことができたらいいなっていうふうに思ってます。 E adesso 500 News. Il World Wide Meeting 2021 si avvicina. Una splendida occasione per salire sulla nostra 500 e rivivere l'atmosfera dei raduni che ci sono tanto mancati. Quindi 500isti, state pronti, iscrivetevi. Ci ritroveremo nelle piazze di tutta Italia il 2, il 3 e il 4 luglio per festeggiare insieme alla nostra Beniamina e ritirare le sacche e i gadget, incluso lo splendido modellino esclusivo dedicato all'evento. Anche all'estero si stanno organizzando. Abbiamo già ricevuto l'adesione di 18 nazioni per questa grande festa. E durante il World Wide Meeting ci terremo in contatto con tutti attraverso delle dirette web che saranno trasmesse sui nostri social e sul sito del Fiat 500 Club Italia. Questo sarà il meeting a cui nessun 500ista vorrebbe mancare. Se hai la 500 storica, iscriviti subito al club per prendere parte all'evento motoristico più bello dell'anno.
Se sei già socio del club, complimenti. Passa parola, dillo a tutti i tuoi amici cinquecentisti in modo che possano iscriversi al club e condividere la passione per la mitica 500. Iscriversi al World Wide Meeting è semplicissimo, basta andare nell'apposita sezione del sito del Fiat 500 Club Italia oppure rivolgersi al proprio fiduciario. Ahimè, anche questa puntata è giunta al termine, quindi che dire, da Marco Dottore è tutto e viva la 500 sempre!